Sindaco, innanzitutto benvenuto a quella che è stata definita la Firenze del Sud. Lecce è meravigliosa e devo dire che la cornice nella quale ci troviamo è particolarmente affascinante. Lei oggi viene qui per parlare un po' del suo libro che tra l'altro sta avendo un grandissimo successo. Il titolo è abbastanza forte, Fuori. Posso anche, diciamo, estremizzare e dire fuori anche da un partito che non lascia spazio ai giovani? No, non credo si debba andare fuori da un partito. Penso piuttosto che si debba andare fuori dalla palude nella quale oggi si trova la politica italiana. Noi lo vediamo anche nelle vicende economiche di queste ore, di queste settimane. È drammatico pensare che un paese bello, grande, significativo come l'Italia viva la sofferenza di questi eventi, di queste settimane per incapacità della propria leadership. Allora, fuori dalle secche di una generazione che ha già dato quello che doveva dare. Il segretario Bersani giorni fa, che tempo che fa, ha dichiarato, avendo compiuto 60 anni, prometto, questa è l'ultima tornata elettorale, poi mi ritiro, non mi dedicherò più alla politica, ma potrebbe avere come concorrente un trentenne, un giovane di 30 anni più giovane di lui? Potrebbe averlo, ma non è importante tanto il nome di chi potrà essere candidato. Se dovessi pensare io a qual è la sfida che più mi piacerebbe vedere, confesso che sarebbe quella di vedere una giovane donna candidata, specie in un paese nel quale la rappresentazione del mondo femminile in politica è stata purtroppo umiliante e molto volgare. Ma a mente già chi? Questo è il problema. Il candidato o la candidata verrà dopo. Adesso è importante riuscire a uscire dalle secche nelle quali ci troviamo. E spero, penso e credo che il PD possa avere la forza per tirare fuori qualche buon candidato o candidata. Lei è stato nominato sindaco passando dalle primarie nonostante il dissenso del Partito Democratico. Possiamo dire che le primarie non sono più il fiore all'occhiello del Partito Democratico, e in più le chiederei, visto che Lecce sta per affrontare le amministrative, consiglierebbe al partito di comunque utilizzare lo strumento delle primarie? Io penso che le primarie siano uno strumento che è particolarmente importante per riavvicinare le persone alla politica. Credo che in prospettiva inizieranno anche a farle quelli della destra, non solo quelli della sinistra. Troverei assurdo se noi le abbandonassimo. Quindi sì, il mio suggerimento, nel rispetto per le autonomie locali, per le scelte che devono fare sul territorio, è quello assolutamente di considerare le primarie una buona occasione. Oggi Nichi Vendola si è rivolto al Partito Democratico, ha detto basta con le lacerazioni, creiamo insieme un'alternativa. Speriamo di farlo, mettiamoci anche d'accordo su quali sono le regole del gioco. Io ad esempio ho grande stima di Nichi, lo apprezzo molto, credo che sia una persona che fa politica con grande passione, ma su tante questioni economiche non la penso come lui. Credo che per far uscire l'Italia dalle secche nelle quali si trova non possano bastare le ricette che ad esempio ci propone la FIOM o la CGIL. Quindi si tratta di discutere prima che del nome delle idee da mettere in campo. Al di là delle polemiche, è riuscito ad avviare all'interno del suo partito la cosiddetta rottamazione? Ci stiamo provando, 28, 29 e 30 ottobre a Firenze sarà una grande occasione per parlare non soltanto di rottamazione ma di contenuti, di idee e di sogni nel cassetto. Presidente, ci siamo, questa serata dedicata a quello che è l'approfondimento non soltanto della scrittura ma anche della politica con Matteo Renzi. Sì, iniziamo alla grande. Io sono felicissima e in fibrillazione perché inizio questa 17ª edizione con un grande personaggio, con Matteo Renzi. Ho letto il suo libro tutto d'un fiato e mi ha appassionato, è meraviglioso. Io lo consiglio perché è trasversale, non è un libro politico, ci tengo a dirlo, perché parla di chi fa politica ma soprattutto di chi vuole fare, di chi ama la politica, per cui lui credo che ci appassionerà perché ha un format tutto suo. Lasceremo il palco soltanto a lui, noi faremo un saluto velocissimo insieme al sindaco Paolo Perrone che ci ospita in questa sede meravigliosa e a Paolo Foresio.
e quindi è tutto da ascoltare. Io spero che veramente possa portare fortuna alla Città del Libro, perché ne abbiamo bisogno e abbiamo bisogno di questo rinforzo. Possiamo dire che si sente già l'atmosfera della Città del Libro 2011? Sì, si sente tutta, anche perché i nomi si stanno aggiungendo, ne abbiamo tanti altri. Uno fra tutti, voglio dire che ci sarà anche la presenza di Arrigo Petacco, oltre a quelli che vi avevo già annunciato, ma tanto Salento Web mi seguirà ora nella fase, diciamo, organizzativa, per cui sarà una bellissima edizione di qualità, con scrittori che scrivono di sociale, politica, cultura, amministrazione, un po' di tutto, per cui sarà da non perdere.